sarà già grasso che cola se riesce a spenderli quei soldi che arrivano dall'Europa. Se lei avesse un'esperienza amministrativa, sa che cosa significa fare un lavoro pubblico in Italia, e quindi Draghi si concentri su quello, su procedure che accelerino tutto il percorso per giungere al cantiere, per giungere all'opera. Faccia questo, poi la riforma generale della pubblica amministrazione, ci penseremo, ma già sarebbe moltissimo se Draghi riuscisse ad individuare dei percorsi, un metodo per fare in modo che questi soldi che arrivano dall'Europa siano spesi bene nei settori che in qualche modo il piano prevede e rapidamente. Sarebbe già un miracolo. Feltri? No, sì, sto soltanto dicendo che sono due partite diverse. Cioè, quello è il piano, i soldi che arrivano da spendere entro il 2026. I timori di Cacciari sono fondatissimi. E nel 2026 io non ci scommetto che noi avremo le ferrovie, le centrali, le cose che abbiamo detto. Questo siamo tutti d'accordo. Sto dicendo che molto prima, però le cominciamo a fare. Nel 2022, quando la Germania avrà un'inflazione alta, quando finirà un po' questo clima da tutto sospeso perché c'è la pandemia, da fuori cominceranno a dirci: ma voi le state facendo le riforme che rendono sostenibile il debito che avete accumulato o no? E questo ce lo chiederanno fra un anno, non ce lo chiederanno fra 5 o 6 anni, quindi quel momento della verità arriva abbastanza presto. Se noi non facciamo niente, il debito pubblico, invece che costare cosa costa adesso l'1% a 10 anni, costerà il 2, il 3, perché la BCE non riuscirà più a continuare a sostenerci se noi non facciamo niente. Questo è il contesto rischioso in cui siamo. Tutto qua. Ecco, ma proprio perché